Abbiamo farmato circa 2 orette in live. Abbiamo giusto giusto portato Kanji al 32, gli altri al 39, 38 tranne Cie che è rimasta al 36, perché ho scoperto che in questo gioco i membri non attivi del party non prendono punti. Succedeva anche in Persona 5, solo che in Persona 5 c'era un confidant che perlomeno una volta portato a un certo livello ti distribuiva tutti i punti esperienza anche a chi non era dentro il gruppo. Purtroppo in questo gioco mi è stato riferito non ci sono modi per dare punti esperienza a chi non è attivo. Ripeto quello che ho letto in un post: è un gioco di metà anni 2000, il grinding è potente e non mi sento di dargli assolutamente torto. Allora, nuove persone fatte in live: abbiamo José e Samael, che madonna mia è uguale a Slifer. Santo Dio, a parte la faccia che è quella di un serpente, è Slifer. Non peraltro gli ho insegnato danno elettrico. Anche Megiddo, visto che è una divinità. Tra l'altro è debole solo al vento, quindi non è neanche così orribile come personaggio. Direi che ci siamo, tanto visto che siamo stati nel mondo della TV non possiamo uscire. Se Dojima vuole parlare abbiamo Shisha, se Nanako vuole parlare abbiamo Potestà. Bon, perfetto, tutti gli oggetti delle missioni le ho prese. Smetti di esplorare. Vuoi tornare a casa? Sì. Ok, ci vediamo. Ciao ciao. Ciao Teddy. Teddy non mi piace, voglio essere sincero. Adesso forse non mi piace. Siete tutti e tre seduti a tavola, però boh. In TV c'è un notiziario dell'industria dello spettacolo. Allora, aspettiamo un attimo. Io l'avevo detto, sono sicuro che subito dopo il campo scuola ci annunciano la prossima vittima. E non mi puoi mettere una scena del genere senza che io non pensi esattamente questa cosa. Tra l'altro lei già la conosco perché c'è anche in Persona 5, c'è un poster con lei, è un personaggio famoso. Levatevi dal cazzo, che poi... Allora, non vorrei criticare la scena, però l'immagine sembra un Photoshop fatto male. Ci sono ste persone disegnate comunque in stile abbastanza vecchio, stile disegno vecchio giapponese, tutto pennello, tutto bello anche esteticamente da vedere in sta televisione. E poi c'è lei, che è in alta risoluzione, più definita, più diversa da tutti gli altri e spicca tantissimo là in mezzo a tutti. Sana. Ottimo, altri problemi. Ma sì, dai, abbiamo già capito che sarà la prossima. Sì, certo. Fujikawa Riseka. Nanimo nai no ga torie datta yona inakamachi ga. È tutto partito da quando sei arrivato. Deve essere colpa tua. Attiri problemi. Vediamo. Ehi là, senpai. Oh, scusami, non sono ancora del tutto sveglio. Allora, appena finiamo, ragazzino che corre, sicuro. Oh, giusto, l'area commerciale sembrava diversa stamattina quando ci sono passato. Come se tutti fossero più agitati del solito. Chissà cosa sta succedendo. Sento l'odore di un caso da investigare, no? Un po' da spiegare, è solo la tua immaginazione. Davvero? Proverò a chiedere in giro a scuola. 3, 2, 1. Eccolo, non manca mai. Yo! Sempre qui. Oh, sta... Beh, perché ci siete voi? Non ne parliamo più, per favore. Esatto, lo sapevo. Lo sapevo. Tsuka, soda, senpai, news mitasu ka?
ニュース？ああ、久慈川理性電撃休業ってやつ？まさに今ブレイク中ってとこなのに、なんで休業すんだろうね。Si vede che non ne può più。アイドルってのも大変だよな。じゃあ、faccio lo ignorri perché giustamente non so niente。Rise è così popolare？え？知らないの？お前、これは都会とか田舎関係ないぞ。まだデビューして短いけど、このまま行けば次期トップアイドルだぜ。俺、結構好きなんだよ。なんたって可愛い。Eccolo, lo sapevo。可愛いって、おっさんかよ。Appena entrerà nel gruppo subito lui si metterà a provarci。小さい頃まで住んでたらしいし、ファン多いんじゃん？ニュースだと彼女、おばあさんの豆腐屋さん行くんでしょ？それ。Oh, ma una città di fantasmi piena di gente famosa. Marukyu Tofuten. Ciotto mai made, uchi no ryokan demo shirete. Esatto, ci siamo passati un sacco di volte ma non ci ha mai fatto entrare. Yoku mai torna. Già, ano tofu ya ittara Rise ni aen no kana? Eccolo, lo sapevo. Sapevo che avrebbe detto una minchiata simile. Non mi interessa. Ciotto, ciotto. Juyou na ten kara soretette nai? Troppo popolarina, troppo. Ten no hanashi datte.あんた自分でテレビつながりって言ったでしょうが。狙われるかもよ、彼女。そんな。Meno male che sveglia sta ragazza。昨日今日テレビに出たわけじゃないじゃん。大体、リセと事件って関係あるわけ？ Non lo so, ma sta venendo qui。それ、気になって調べてみたの。リセちゃんとアナウンサーの山野さんは、つながり自体ほとんどないみたい。同じ番組に一二度出たことがあるだけ。アイドルなのは前からだけど、彼女今ニュース流れてこの街の時の人じゃん。しかも本人ここに越してくんだよ。俺らの推理通りなら目をつけられるパターン。Assolutamente, 100% c'aveva Bersaglio scritto in fronte。犯人の狙いさらに絞り込めるな。Quindi dobbiamo avvicinarci a lei? だから、もしリセが狙われたら、犯人のターゲットは完全にテレビで報道された人間だ。Esatto, che è quello che ti ho detto anch'io. È stato solo un caso che i primi tre fossero collegati. Già con Yukiko era molto risicata la cosa. Poi con Kanji è andata totalmente fuori luogo, quindi... Bene, eccoci alla fine della prova e anche del capitolo. Ma perché l'hanno fatta così spiritata sta povera Krista? Allora, sto sentendo un sacco di voci su Rise Kujikawa. Quelle idol non hanno problemi di noi comuni mortali. Hanno i soldi, non devono scendere a compromessi per sposarci. Cosa potrei preparare per cena stasera? Ma che ne so, tanto fate i cazzi vostri. Ma giunge il mese della gratifica. Basta questo a risolverarmi il morale. Si dice che la prima implementazione della gratifica in Giappone risalga all'era Meiji, all'epoca straordinaria. Ehi, mi state ascoltando? Sto parlando di cultura mitica, specialmente tu Phoenix-kun, ti vedo annoiato. No, ero assopito dalle sue parole. In che periodo venne introdotta per la prima volta in Giappone la gratifica? Meiji, facile, l'hai appena detto. Oh, quindi stavi ascoltando, risposta esatta. In Giappone inizia a essere un bonus durante il periodo Meiji. Che tradizione incredibile, è la gioia del lavoro. Quindi mi ignorate solo perché credete che le mie siano frivolezze? Beh, sappiate che non sarà materia d'esame. Che sarà materia d'esame. Hai dato la risposta esatta. Quando è che arriviamo al 5 con tutte? Mamma mia. Che poi, allora, fino adesso mi sembra che mi sia servito per la maggior parte dialettica e coraggio. Gli altri non mi sembra che mi abbiano chiesto grandi altre statistiche. Tempismo perfetto. Che si dice? Fai niente dopo la scuola. Ti va di andare a prendere qualcosa da mangiare? Vuoi passare la giornata? Te lo dico dopo. Ok, beh, fammi sapere, ok? Cosa vuoi fare dopo la scuola? Boh, 3, 2, 1. Ci è? No, Yumi. Oh, scusa, sono solo stanca. Già, anche oggi abbiamo le prove. Ci vediamo più tardi. Yumi si comporta in modo strano, forse dovresti andare alle prove. Beh, l'altra volta purtroppo abbiamo perso una giornata, anche se lei non era disponibile.
Quindi la decisione più palese è, potrei aumentare tranquillamente Yosuke, visto che è un confidant e ci sarebbe d'aiuto. Stavo guardando un attimo quel cappellino, non so perché, per un attimo... Allora, a parte che lì c'è il quadro della donna col furetto, non so perché quel cappello qua, per un attimo, per un flash, mi ha ricordato i capelli della Jordan. Vediamo, c'è altra roba qui che si può riconoscere? Non mi sembra. Allora, io ho un po' di missioni da dire che ho completato. Allora, facciamolo un attimo per ordine. Tu hai consegnato la statua di demone. Ah, incredibile! È spettacolare. Il cuore mi palpita nel petto. Che esaltazione! Potrei tracciare l'incantesimo mistico attorno a te e metterti in contatto diretto con il grande ignoto. Scusami tanto. Ecco la ricompensa, come promesso. Hai ottenuto il tè Dokudami. E vai. Non ce n'era una anche nella nostra classe che aveva chiesto una missione? Non era... No, era l'altra ragazza, quella che era qui, che oggi non c'è a quanto pare. Eccola qua, anche la professoressa. Asta sospetta. Oh, percepisco un'aura potente attorno a questa materia prima. Sì, mi aiuterà a costruire un'eccezionale bacchetta da rapdomante. Mentre la storia avanza, non posso che ringraziarti tanto per l'impegno quanto per la gentilezza. Eccoti la ricompensa promessa. È il frutto della mia attività da rapdomante. Prendi, non fare il timido. Pietra palpitante. Cosa fa la suddetta pietruzza? Pietra palpitante. 100 SP a un alleato. Vabbè, non male, non male. Poi, questo qua era quello che voleva il vestito, ma noi non ce l'abbiamo. Ah, c'è anche Cie oggi. Perfetto. Cavolo, io vorrei fare Cie, però, cavolo, mi dispiace anche per Yumi. C'è anche Yukiko, effettivamente. Tu, cos'è che volevi? Questo era quello del filo. Perfetto, grazie. Con questo potrei finalmente completare la mia nuova radio. Prendi, te lo meriti. Non so se basta come ringraziamento, ma... Nastro olimpico. Sei incredibile. Se dovesse capitare l'occasione, chiederò di nuovo a te. Nastro olimpico. Come regalo aumenta la probabilità di eludere colpi del gruppo. È un oggetto passivo o è un oggetto attivo? Se fosse passivo, mamma mia, tu volevi la tavola. Senti, ti faccio una domanda un po' strana. Per caso qualcuno ti ha mai regalato un modellino? In effetti sì. Ah, papà! Hai consegnato la tavola adatta. Wow, come ne hai trovata una così grande? Davvero, grazie mille. Posso tornare a studiare sulla mia scrivania? Prendi, sono per te. Non è molto, ma... Pappa reale. E vai. Oh, cos'altro hai? Senti, ti faccio... Sì, me l'hai già detto. Sì. Ah, papà! Ultimamente penso spesso a mio papà. Come mai? Ecco, mi ha riempito di colla quella tavola che mi avevi portato... Così... Grazie! Me l'ha già riempita di colla. Tuo padre è un po', Ma stavolta c'è ancora appiccicato il modellino. Sì, ti giuro, è lì che mi fissa. Scommetto che l'ha fatta apposta. Immagina com'è avere un modellino fuso con la tua scrivania. Tutto è a me. Chissà se esiste una qualche tavola riflettente anticolla. Andiamo a cercarla. Oh, ho capito, roba della città, vero? Beh, se riesci a trovarne una, me lo farai sapere. Ti restituirò il favore, lo giuro. Certo. Lo strumento migliore per pulire il pavimento, direi un mocio. Vuoi un mocio? Ho proprio quello che ti serve. Vediamo, in cambio portami un Nyai Katana. Oh no, ma che palle, l'ho venduta. Allora, aspetta, tu ho trovato tua sorella. Le dici dove si trova la sorella. Quindi è lì, cavolo, che ci fai in un posto del genere? Avrebbe dovuto seguirmi qui. Ah, beh, va bene così, la raggiungo. Sono la più grande dopo tutto. Grazie per avermi detto dove si trova. Go home. Poi tu, nocciolo di pesca. Ah, l'hai portato, sotto con lo scambio. Hai scambiato il nocciolo di pesca con la via della cortesia. Altri libri? Vediamo. Non ti sembra che le cose acquistino improvvisamente maggior significato una volta scritte nei libri? Sto mettendo in pratica alcune cose lette in un libro tempo fa. No, non ci riesco. Ehi tu, posso chiederti una cosa? Vai. Grazie, ecco la mia richiesta. Mentre passeggiavo lungo il fiume ho visto un gattino adorabile. Sembrava un randagio, chissà se gli piace il cibo da gatti. Vorrei offrirgli qualcosa. Sui libri c'è sempre scritto di non nutrire gli animali randagi, ma... Oh, ci sono, perché non ci pensi tu? Ok, grazie al cielo, lascia a te allora. Grazie. Cosa mangiano i gatti? Beh, il pesce naturalmente. Sarebbe felicissimo se gli darei il pesce che hai pescato. Oh, hai sentito di quel nuovo libro in uscita? Macio intramontabile, cioè cos'è un uomo? Fantastico, mi fa sentire puro. Ci sono anche libri sulla caccia, gli insetti e sulla raccolta di storie spettrali. Vedo che quest'estate puntano sui bambini. Ultimamente vado spesso all'ospedale a trovare mia nonna. Le storie spettrali potrebbero tornarmi utili. La prossima consegna è il 28 giugno, il giorno prima del mio compleanno. Oh cacchio, siamo già al 20, wow. Sembra che ci
sarà il seguito dell'insegnante bullizzato, che emozione. Ok, roba nuova, certo. Macio intramontabile, 1200 yen, certo che mi interessa. Allora, aumenta il coraggio, aumenta il coraggio. Leggere tutto per catturare gli insetti. Ok, allora, compriamo tutto. Poi, andiamo dal nostro amico. A proposito, hai mai sentito parlare della trotta di Naba? Un ottimo snack da pub, pescabile presso il fiume Samegawa. Se ti piace gettare l'amo, che ne dici di appiccicarne un paio per me? Va bene. Il sapore distintivo, di ispirazione oserei dire. La mia arte ne beneficerebbe. Non abbiamo già pescato una trotta... Ah no, allora, ho pescato, ma ho ricaricato il salvataggio. E alla televendita che cosa ci hanno dato però? Sai che non mi ricordo? Allora, intanto ti vendo tutti i materiali. 36.000. Non è molto, anche perché non ho farmato così in maniera compulsiva questo giro, però sempre meglio di nulla. Ah, e tra l'altro non ci ha dato nulla di nuovo, strano. Cazzo, a saperla prima col cavolo che la vendevo. Questo ci porta a non vendiamo più nessun'arma. Però non ho un impellente bisogno di comprarla. Aspetterei che piove. Però devo prendere un'arma per lui. Un banco Yasogami. No, aspetta, anche lui... La prendiamo quando piove a questo punto. Perché Kanji combatte con oggetti che trova? Oddio. Ma scusami, io non ho comprato la televendita il pesce, o l'ho comprato ieri? Perché adesso mi è venuto il dubbio, non mi ricordo più. Il vecchio cos'è che voleva? Le corna magni... Ah, era la vecchia. Ah, ma sono... Che gentile. Vorrei che mio marito potesse vederle. Avrebbe riso più non posso, ne sono certa. Sì, sono proprio le tue corna, avrebbe detto. Grazie infinite, giovanotto. Prendi questo in segno di gratitudine. La madonna, signora. Ottieni un paio di corna. Madonna mia, che gentilezza, grazie. L'altro vecchietto, quello là in fondo, cos'è che voleva? Oh cielo, mi hai portato il carbone, grazie davvero. Ora posso farmi una vera sauna. Dai, avvicinati un attimo. Minchia, ma i vecchi ti pagano un sacco. Ecco un piccolo segno di gratitudine. Ma non far vedere tutti questi soldini ai nonni. Grazie. La signora qua voleva il cavolo e ancora non ce l'ho, quindi ti prego dammi un cavolo. Ma scusami, ah, è quella della vecchia chiave, erano due vecchie diverse, ok. Ah, sono sincero con te, ho già perso quella cosa. È presente mia figlia? Beh, abbiamo parlato e insieme abbiamo trovato la chiave. Ma il fatto che tu l'abbia cercata mi lusinga, giovanotto. Ecco perché non sono riuscito a dirti che non mi serviva più. Mi dispiace, hai trovato la chiave che cercavo però. Ti darò qualcosa per il disturbo. Ci sono, che ne dici di una lezione segreta? Tranquillo, è gratis. Quanti ricordi? Ascoltami bene, se vuoi conquistare una ragazza, ricorda che devi sempre evitare di infastidirla. Devi dirle esattamente ciò che vuole sentire. Questo è un modo infallibile per far breccia nel suo cuore. E quando arriva il momento, devi confessare il tuo amore per lei. Se prima non attiri la sua attenzione, però, sarai di certo respinto. Cacchio. Cioè, mi stai dicendo che se dico cose sbagliate, non otteniamo il rapporto con la ragazza? Se non troverai modo di attirare la sua attenzione, resterete amici per sempre. In pratica saranno le tue azioni a stabilire se rimarrete amici o se diventerete qualcosa di più. Beh, a questo punto posso solo augurarti buona fortuna. Hai ascoltato la lezione segreta dell'anziana. La tua statistica di conoscenza è aumentata parecchio. La tua statistica di coraggio è aumentata parecchio. Ottieni una vecchia chiave. Beh, grazie. Grazie signora. Già solo avermi aumentato le statistiche è un premio più che accettato piuttosto che oggetti a caso. Poi mi avevano parlato di un gattino, ma sei tu il micio? Miau. Che sia il gatto di cui hai sentito parlare, però non è nulla adatto con te, devi procurartene un po'. Allora, devo vedere che pesce mi dà la televendita, perché non mi ricordo più cosa ho comprato. Tu invece... Il Mori Rammaru. Ah, ma è un Mori Rammaru. Oh, che fragranza sublime. Mi sei stato di grande aiuto. Non so come ringraziarti. Ecco, tieni. È un segno della mia gratitudine. Prendi. 4.000 yen, wow. Non vedo l'ora di tornare a casa e stapparlo. C'è chi si diverte a collezionare sake, ma io trovo molto più sensato berlo finché è ancora buono. Sono ansioso di assaporarlo. Kanpai. Ottieni Socium Mori. Wow, gli anziani ci hanno dato molti più soldi. Ma c'è una bicicletta qui. Ok, fatte tutte le missioni, ci rimane solo da scegliere con chi uscire. D'altronde, Yukiko e Chie siamo al rango 7. Se non ricordo male e se non è differente da persona 5, il rango 8 è quello della confessione. Se deve essere così, e io spero che gli altri personaggi femminili non siano meglio di quelli che già ci sono, ma se deve essere, credo proprio che sceglierei una persona così io. Asu! Che fai? Sembra che Chie non abbia da fare. Senti che il tuo legame non è ancora pronto a rafforzarsi. Wait, be...
birichina? Ma è perché non ho la persona adatta? O ho fatto qualcosa che non ti è piaciuto? Ok, ho recuperato tutte le persone di tutti. Vediamo se adesso cambia, ma mi sembra strano. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Che strano. Va bene, sai che ti dico? Andiamo con Yumi. Oh, Starkun. Ah già, oggi ci sono le prove. Verrai? Fenice, si rafforzerà presto, vuoi passare il pomeriggio? Va bene. Capisco, stai lavorando sodo, eh. Yumi abbozza un sorriso. Scusa, ma dovrei andare alle prove da solo. Devo andare in un posto. Magari faccio un salto se riesco. Beh, speriamo che arrivi. Club di teatro. Hai partecipato agli esercizi di recitazione, ti sei dedicato con impegno alle espressioni, svariate emozioni, dialettica aumentata, convincente, toccante. E Yumi non c'è. Hai deciso di fermarti di nuovo all'ospedale. Parleremo con lei? In corridoio dell'ospedale municipale di Naba, Yumi è in piedi davanti alla porta. Non sa se entrare, vero? Ancora qui sei. Starkun, sono appena uscita dalla stanza di quell'uomo. Ovviamente faccio l'unica domanda sensata. Come sta tua madre? Non era niente, l'hanno già dimessa. Tanto dovevo passare di qui, sono venuta a prendere delle medicine per mia madre, così ho pensato di fermarmi un altro po'. Mi ha guardato e mi ha sorriso, come se fosse veramente felice. Vuoi guardare la TV? Vuoi leggere dei manga? Comprane pure uno. Ecco un po' di soldi per comprare un gelato. È così stupido. Si esalta tutto e finisce per tossire, causando problemi ai dottori. È proprio stupido. Quell'uomo non è mio padre. Continua a ripetermelo senza sosta, eppure non ce la faccio più. Perché io? Perché io? Perché io? Mi scusi, può abbassare la voce per favore? Oh, chiedo scusa. È vero, anche noi dovremmo lavorare qui. Mi dispiace, per un attimo ho perso il controllo. Perché devo passare tutto questo? Perché io? Non penso che nessuna la risolverebbe. Non sei l'unica. E allora? Nessuno può capire quello che sta passando. Ti urla contro con gli occhi gonfi di lacrime. Beh, non sembra stesse urlando. Devo andare. Devo portare queste medicine a mia madre. Sono contenta che sei passato. Sembra che tu sia riuscito a dare a Yumi un po' di sostegno emotivo. Senti che il tuo legame con Yumi si è rafforzato. Oh. Sì, lo so che non è un confidant principale e tutto il resto, ma... Ci vediamo a scuola. Un po' mi dispiaceva lasciarla in questo stato, quindi vorrei finire il suo confidant, diciamo... il prima possibile. Oh, ehi, okay. Bentornato. Allora, lavoriamo nella seconda metà della settimana. Dojima è qui, una bustina di wasabi. Ma magari anche no, dai, così esplicito, vuoi leccarla? Vediamo se Dojima è libero. Dando? Dojima sta sfogliando con interesse le pagine del giornale. Ora che ci penso, Dojima cercava la copia di un articolo di giornale. Sembrava importante, ma che fine ha fatto? Con il tuo livello attuale di dialettica dovresti uscire a strappargli qualche informazione. Visto che potevi discesa, sì, si rafforzerà presto. Intenzione di passare il tempo con Dojima? Certo. Non è proprio niente da fare. Beh, accomodati. Dojima sospira, ma sembra piuttosto felice. L'articolo di giornale? Oh, sì, l'ho trovato. Eri preoccupato? Riguarda Chisato, mia moglie. Lo sapevo, mamma mia. Quando è stata uccisa da un pirata della strada. Te ne avevo parlato, vero? Di quel caso senza alcun indiziato. Capisci ora, non posso dire altro a riguardo, qui a casa. Chiudiamola qui. Beh, visto che Nanako ci può sentire, parliamone fuori allora. Ah, hai vinto. Dojima sospira. Lei... La madre di Nanako fu investita mentre andava a prendere Nanako all'asilo. Era una giornata fredda e non c'erano testimoni. I soccorsi arrivarono quando ormai era troppo tardi. Nanako rimase all'asilo ad aspettare finché non riuscirono a contattarmi, tutta sola, aspettando la madre che non sarebbe mai arrivata. Piccolina, non sono riuscito a dire a Nanako che sua madre è stata uccisa, che suo padre, che arresta i criminali per lavoro, non ha trovato una singola pista. Vabbè, non è colpa tua. Ma non mi sono arreso, prenderò quel bastardo. Sono disposto a sacrificare la mia vita privata, Nanako capirà. E quello che vuole lei invece? Anche se non è ciò che vorrebbe adesso, un giorno capirà. Dovrei dirlo a me stesso. Dojima sembra esausto. Scusa, lasciami solo. Scusami, hai ragione, Star.
Grazie. Lo sapevo, grazie. Percepisci la sofferenza di Dojima. Lo immagina. Guarda, lo sapevo che ci avrebbe ringraziato. Che bello che però già questa parte di confident importante la stiamo già portando più avanti il prima possibile. Perché almeno, secondo me, già sappiamo di più su tutto ciò che succederà. Perché sono confident importanti e ci sono 4 giorni di pioggia. Le lezioni sono finite e la pioggia non accenna a diminuire. Devi guardare il canale di mezzanotte oggi. Non so perché, ma credo che, visto che ci sono 3 giorni di pioggia, non credo che oggi apparirà. Ad aver saputo che oggi pioveva, non passavo il tempo con... Vabbè, però è qua. Vabbè, sai che quasi quasi. Anche perché gli altri confident miei principali non ci sono. Quando piove non ci sono mai. E a quanto pare... mi sa che finiamo a finirla. Ah, Starkun. Ah già, le prove, verrai? Non è ancora pronto a rafforzarsi, scusami. Beh, se... ah no, però stavo già per dire, beh, se piove anche stasera, ma la sera non ci fanno uscire questa sera perché c'è il canale di mezzanotte. Quasi quasi, potrei passare il tempo con la volpe. D'altro canto, potrei anche mangiare al ristorante per aumentare le statistiche, però... vediamo se la volpe è disponibile quando piove. Anche con la pioggia viene. Ma piccolina, no. La volpe ti ha portato l'ema col desiderio che ha esaudito. Probabilmente è preoccupata per l'esito. Hai detto alla volpe che ha esaudito il desiderio scritto sull'ema. La volpe sembra felice. Cicchete, 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 cicchete. Piove. Soldi! La volpe osserva la cassetta delle offerte e sembra soddisfatta. Se si venisse a sapere della benevolenza del santuario, verrebbero più persone a donare le offerte. Madonna, quanto... mi fa ridere un sacco quando sorride. Senti la gratitudine della volpe. Rango 3, perfetto. Va bene, non importa se abbiamo perso questa giornata. Dato che il legame della volpe si è rafforzato, lo sconto dei servizi all'interno della TV. Hai passato del tempo con la volpe. Si sta facendo tardi, hai deciso di tornare a casa. Ciao volpina. Nanako Dojima stasera? Ah no, nessuno. Canale di mezzanotte. Bentornato. In TV hanno detto che stanotte dovrebbe piovere. Grazie. Allora immagino che non posso uscire, esatto. Ma se io facessi le piantine? Stanotte piove, non dovresti lavorare l'orto in questa sera, è il caso di dare un'occhiata al canale di mezzanotte. Ok, mi ha fregato lo stesso, va bene. Andiamo a vedere il canale di mezzanotte. Sta piovendo. Apparirà qualcosa in TV? Vediamo subito. È già apparsa. È apparsa una sagoma. Sembra di essere una ragazza, indossa un costume. Carina. Sembra simile a Rise, l'idol che hai visto in TV ieri. Per qualche motivo l'inquadratura continua a soffermarsi sul seno e sulle cosce. Di conseguenza è difficile vedere il suo viso. Beh, lei comunque è riconosciuta. Ecco, ti pareva. Yosuke? Sì, l'ho vista. L'hai riconosciuta dalle curve, immagino. Beh, è palese, quindi sì. Ma va? Sai cos'è la cosa che mi fa veramente strano di tutti i giochi di Persona, non solo questo, è il fatto che succeda sempre tutto solo e solamente in quella zona. Per esempio qua è solo a Inaba, in Persona 5 è solo a Shibuya. Cioè da altre parti non succede niente, nel senso, nel momento per esempio della fusione con Memento è successo solo a Shibuya, è successo in tutto il Giappone, in tutto il mondo. Cioè capiamoci un attimo. Vai, proseguiamo. Decidi di andare a letto per stanotte. Eh beh, sì. Invio dei dati. Mercoledì e piove ancora. Ne, kita? Kujikawa Rise honto ni kiteru rashii yo? Hora, tofu ya no Marukyu tte aru jan. Are, Kujikawa no kyu nan datte. Maji de? E, ore ie chou tsukeru kedo. Andiamo a vederla. Sì, dai, andiamo. Marukyu-san, sugoi hito dakari datte. E non c'è mai stata. Kino no mayonaka terebi, honto ni kanojo datta? Ma 間違いねえって。あの胸、
あの腰つき、そしてあの無駄のない客船尾。Non guardatemi così. Tonicaku, machigai ne ndatte. Na. Ah, iku nsu ka? Ora geinoujin toka kyoumi nei kedo. Hima da shi. Non ho di meglio da fare. Atashi to Yukiko wa senyaku aru kara. Nakattara keitai ni renraku shite. Cosa andate a fare, scusami? Boh, vabbè. Nja, ore ra mo iku ka. 言っとくけど、そこらの野獣馬と違うぞ。俺らのは操作だ。Certo, e tu sarai il primo che se lo dimentica, sicuro. Di andare al negozio di Mariyuki Fu, de Tofu. Sti nomi così complessi, madonna mia. No, Adachi, dai. Are, Keiji-san, nanka attan desu ka? Kimi ra ga, iya... ma va. Chissà come mai. Quello è vero. Non ci sono altri poliziotti. Ecco, lo sapevo. Già, ma da singotare sì. Ma da ne. Oh, ma Koichi de Genshok no Kei. Quello è un pir, l'altro che. E c'hai ragione, comunque. Ma, ne dubito, penso che nessuno sappia quello che sappiamo noi. Ma per un attimo pensavo che la ragazza in viola fosse lei, ma ne dubito. L'avete cacciato voi? Tatsumi Kanji. Omaera, naka ii no? Ursei na. Ii daro? Nai. Sore yuri nani shiteru? Konna toko de. Eravamo di passaggio, dobbiamo comprare del tofu, vogliamo vedere Rise. Facciamo proprio la base base, così ci deve credere per forza. Oh, scusami, ti ho mandato avanti. E su questo ha ragione, è quello che penso esattamente anche io, fatevi i cazzi vostri. Esatto. Ne dubito. Beh, certo. Eccolo qua, il ragazzo di prima. La gente fa veramente schifo, comunque. Andiamo via, a me il tofu neanche piace. Gaseneta? Ine no? Kekkyoku? Nandai ma no dasei koe? Urusai yo. Disse quello che se l'è presa solo perché hanno insinuato. Mo ore ga nanka jibara de kau kara. Consiglia Kinugoshi Dofu Mamo... che ne so, il Gammodoki, dai. Omae... Ore ga tofu kuenai no yoku shitten na. Eh? Ah, davvero? Che ne so, io ho sparato a caso. Io su che sembra piuttosto felice. De Gammodoki tte nan dakke? Mochi haitteru yatsu ka? Mochi ja nesu yo. Ah, hai hai, shitteru. Sore nara kuekka mo. Ma io che ne sapevo che tu non puoi mangiare il tofu, che sei allergico, ti fa schifo, boh. Ma è lei! Come fa la gente a non averla vista? Ma siete deficienti! Dai, oku ni iru ka kikia ii janai suka! Sumasen! Hai, hai! Hai, hai! Orca miseria, che volete? Già, acci no wa? Nani? Oh? Rise tte omae? Nande yobiste? Uso?
本当に？リセチ？何の用？ね、あ、ごめん、そうだ、豆腐。お豆腐？どれにするの？どれが…ママミア、私クレティーノ。冷ややこか湯豆腐なら絹、煮炊きするなら木綿、目的次第。Io volevo il... Ricordati quello che gli hai detto! Cazzo! Kanji, nanka tanome te! Eh? Kekkyoku ore ni furu nsu ka? Sakki Gammo ni kimete ta janai sou ka? Kono hito, Gammo doki sango da... Esatto! Nanda, Gammo ne, mattete. Comunque sembra molto stanca lei. Nanka, terebi de minno to zenzen kyo... Esatto. Tamatama tsukareten no kana? いや、でも本物のリセチだよ。来てよかった。本日のミッション達成じゃなかった。本題がまだじゃん。Exactly. 最近変なことなかった？変なこと？ストーカーとかって話？君たち私のファンってこと？なあなあなあ。俺らってか、この人がファンな。お前しれっとバラすなよ。あの胸。あの腰つき、無駄のない客船尾、だがを確かめるんでしたね。わあわあわあ、感じてめわざと言ってんだろう。言ってない、何も言ってないし。ほら、ここんところこの町物騒だから、それで俺たちいろいろ調べてるっつうか。Sì, sicuramente ti dirà tutto a te. ごめん。さ、真夜中に映るテレビのことって知ってる？つっても深夜番組とかじゃなくて、なんて説明したらいいか。Lo dobbiamo spiegare noi, vero? 昨日の夜のやつ、真夜中テレビだっけ。Oh, finalmente qualcuno che lo sa. って、昨日見たってこと？噂、知り合いから聞くことあったし。Hai visto te stessa? でも昨日映ってたの私じゃないから。あの髪型で水に取ったことない。Lo sapevo. それに胸が。Oh, brava però.あんなないし。ああ、言われてみれば。で、ああ、何言ってんの俺。ああ、その、ごめん。謝りすぎ。Esatto。変なの。あ、笑った。あれって何が映ってるの？いや、はっきりしたことは何も。ただほら、今ここ事件起きてるじゃん。あれに映った人、次に誘拐されるかもしれないんだ。Ma sei cretino! Yabu Karabo già sinjiranne yo na. Non devi dirlo, poi si preoccupa questa. Dakara, shirase nakya to omotte. Are yappari yume ja nai nda. Vabbè, almeno non è rimasta sconvolta. Chōdo ame futteta kara, tamatama kiiteta uwasa tameshita dake nan da kedo. Vediamo se ci dà qualche informazione in più. Dakatta, arigato. Kiyo tsukeru. Beh dai, almeno ha servito qualcosa. Ecco il tuo tofu. Oh, che brava, dai. Ma sì, arigato. Hanamura-senpai, tofu kuenai sho. Ora hikiukeru ze. Baga, moratta mon wa chanto kuun da yo. Piuttosto sto male. Rizzi ti ha dato un blocco di tofu. Forse puoi mangiarlo a cena. Grazie. Lo faccio preparare a Nanako, forse, non lo so. E più tardi quel giorno. Chōdo itadakimasu. Arigatou gozaimashita. Hitomazu sāgi wa osamatta mitai nande. Jibun ra toriaizu kore de. Kongo mo sāgashii yō nara, shō made renraku kudasai. Hai. Ah, shisurei. Ikutsu ka kikitai koto. Hai visto tre ragazzi oggi? Saikin kono atari de bussou na jigen ga renraku shiteru no shitteru ne. Mi no mawari de ayashii yatsu wa mimasen deshita ka? Ci darà colpa a noi? No, meno male, dai. Ah, imamade dori na. Shigoto ga idol ja stalker da no, hana kara ayashii no darake ka. Doushite kyūni o saretan desu ka? Nani ka kankei aru n desu ka? Su questo c'ha ragione comunque, son cazzi suoi. Esatto. Gakkō wa dochira e? Yasogami kōkō no yotei desu. Chikai shi. Odokasu tsumori wa nai n da ga...あなたにはこれまでの被害者といくつか共通点がある。Non siete i primi a dirmelo。その誘拐されるかもしれないんでしょ。さっきも同じこと言われました。気をつけます。え？さっきも言われた？三人連れで制服着てたから、多分高校生だと思う。Cazzo, oggi finiamo nei guai。もしかして
3人のうち1人はこう、なんて言うんだ、若干ヤンキー風の。あ、な。それって、道島さんちの彼と、あと友達の？ Questo è pericoloso, il fatto che l'abbiano scoperto. Cazzo, no. Ma c'è la sigaretta in bocca dentro il negozio. どうもおかしいな。このところの失踪事件、2件の殺しと合わせて、俺たちでもつかめてない謎ばかり。Cazzo, no, adesso ci dà la colpa。ここへ来て彼女に警告したのも、言っちまえば俺の刑事としての勘からだ。それを事情も知らない高校生が先回りってのはどういうことだ？ただ有名人の顔を見に来るための口実か？それとも、堂島さん？ Stasera finiamo nei guai。八十神高校な。2件目の会社の小西先に一時行方をくらました学生2名か。学校関係者の捜査の方も何も出てないんですよね。このままだとうちらまずくないですか？県警もそろそろ。Questo è il mio caso。いらん心配してるな。捜査続けろ。Non lo farò prendere da quelli della prefettura。Minchia, guarda quanto tofu。Esatto。うまいな。藤川理瀬と何を話した？Niente di che, abbiamo spettegolato dei casi. Piuttosto siamo sinceri perché tanto qualsiasi cosa sia meglio essere sinceri. Kubi o tsukkomu na to itta hazu da. Ii ka, kore wa keisatsu no shigoto da. Asobi nara yoso de yare. Non litigate, per favore. Mia, suma. Otousan tachi, Rise-chan ni atta no? Ma na.また喧嘩。Ecco, non lo sapevo che lo diceva。違う。ほら、早く食べなさい。はい。L'atmosfera tesa continua anche di notte, beh. Allora, ho preferito dirgli la verità piuttosto che finire a litigare sul perché allora non me l'hai detto subito. Però sì, è stato meglio dirglielo subito. Stanotte piove. Apparirà qualcosa in TV? Sicuramente. Eccola lì, è apparsa una sagoma. Che poi non mi sembra che le tette siano più grandi. Comunque, l'altra volta con il solito costume da bagno, inquadratura evidenzia il seno e i fianchi. I fianchi ci può stare, questa ragazza non è Rise. Stavolta l'immagine è abbastanza chiara. Cioè, è lei, ma lei ha detto che non è lei, quindi. Provi a chiamare Yosuke? Certo. Tanto, non è che cambia nulla, se non lo chiamiamo ci cambierebbe lui. Ovviamente. Era palese. Hai riattaccato. Decidi di andare a letto, ma poi cosa cambia se non lo chiamo, scusami? Cioè, piuttosto facciamoci vedere attivi e lo chiamiamo. Vuoi salvare i progressi fino a questo punto? A questo punto, sì. Giovedì. 昨日の真夜中テレビだけど、久慈川理瀬に間違いないな。Ma cosa hanno fatto loro due ieri invece? 顔映ったし。じゃあ、これでまた一つ分かったね。Sono? 犯人に狙われるのは。Trasmessi in TV。だな。山の穴の事件関係者の線は消えたっぽいな。E su questo ormai l'abbiamo accantonato già da un bel pezzo。理瀬だけど、朝ちらっと覗いたら店にいた。真夜中テレビに例のバラエティみたいのが映るのは、やっぱ本人が入った後みたいだ。あれって入った被害者自身が生み出してるのかもって前言ってたよね。どういうことか最初はイメージつかなかったけど、今はそうなのかもって思う。映像に出てくるのもう一人の自分なわけだし、入った人の本音が無意識に見えちゃう。けどさ、真夜中テレビっていなくなる前から見えるじゃん。いまいちはっきり見えないやつ、あれは何なわけ？事前に必ず映るって考えると、まるで予告みたいだよな。犯行予告ってこと？誰に予告してるわけ？何のために？犯人に聞けよ。俺だっていろいろわかんないんだからさ。グラッツィ。結果的に予告に見えてる。っていう可能性はない？
え、どういうこと？被害者の心の中が映るなら犯人もって思っただけなんだけど。 In che senso, scusami? 誰かを狙ってる心の内が見えちゃうのかなって。そういうこともあるかも。 Non ho capito il senso. 人をテレビに入れられるってことは犯人も俺らと同じ力を持ってるわけです。 E su questo era ovvio. じゃああれは犯人のこれから襲うぞ。 Ah, ok, in quel senso. Ok, così ha senso. それはわかんないけど、そこまで行くとあの世界そのものがそういう風って気もしてくるな。被害者とか犯人とか、とにかく人の頭の中が入り混じってできてるもんってか。メメント。Quelli, cioè sono il memento di questo universo, anche se non è, diciamo, collegabile memento, visto che quella è la coscienza collettiva. Qua stiamo parlando di programmi TV e di veri io. Sì, anche memento ti mostrano il vero io quando incontri delle persone, però qua è tutt'altro discorso. Però non sono sicuro che sia solo quello della vittima e dell'omicida. Di tutti può essere. Se no non sarebbe un caso. Stavo pensando. Ero totalmente sopra pensiero. Beh, c'è solo una persona che ne conosce più di noi. Tomakun の説明も多分が多くて正直よくわかんないし。そもそも犯人はなんで人をテレビに入れるのかな。Perché è un mondo pericoloso. わかってるはずだ。Esatto. やってんのだけは間違いない。手口がテレビなのは警察が絶対に証明できないからってことじゃないか。Né la vittima. Fino a che non viene tirata fuori, eh.まあ俺を恨んでるやつなら吐いて捨てるほどいいな。けど天城先輩とかあるんすか？だ。人に恨まれる覚えとか。ないよ。Esatto。いやユキコ、誰でも知らないうちにってこと少しはあんじゃないかな。Oh no。けど今まで被害に遭った全員に共通する恨みってなると。Esatto。見当つかないね。L'assassino deve essere qualcuno che lo fa o su ordine o per pura e semplice cattiveria。捕まえてから喋らせればいい。とりあえず今はっきりしてんのは、リセが危ないってことだ。ってことは、また張り込み？あ、おや。今度こそ、犯人に先回りしようぜ。Più continuo a credere che l'assassino non sia una persona controllata da qualcuno e che lo fa su ordine di qualcuno come Akechi. Credo più verosimilmente che lo faccia perché sia lui a volerlo. E non c'è nessun collegamento fra le vittime. Lo fa per il semplice gusto di farlo, a parer mio. Cioè, sono arrivato a questa conclusione perché fino a che erano i primi due casi, ok, il terzo già barcollava. Arrivati a Kanji non c'ha più senso, le teorie precedenti intendo. E adesso con Rise torniamo un attimo sulla striscia delle femmine della TV, sì, ma penso semplicemente che lui veda le persone in TV e decida ok, questa l'ammazzo. Che casualmente siano tutti a Inaba è un altro discorso, cioè nel senso, a questo punto penso semplicemente che l'assassino si trovi nel momento giusto con la persona giusta e quindi ha la possibilità di farlo. Se si trovasse a Tokyo magari potrebbe fare la stessa cosa. Oppure, come diceva Teddy, è la nebbia che controlla il tutto, quindi da altre parti questa cosa non potrebbe mai succedere se non ci fosse la nebbia. Questa nebbia è veramente Igarashi, questo gioco. Come mai siamo qua, scusami? パンと牛乳だよね。張り込みっつったらそれしかないだろう。あとはあれな、携帯用おむつ。Ah, giusto. Va bene, facciamo l'appostamento, ok, però. ジュネスには揃ってるよ。いらねえっつの、その情報。Esatto, compra nei posti locali. 買うもん決まったっすか？さっさと行きましょうよ。Pago io. Grazie, ragazzi. Adachi, come mai? Ciao. あれ、なんでここに？え、まあ、
Stai di nuovo battendo la fiacca, vero? Nande konna kodomo ra miharu hame ni. Ah, iya, nan demo nai. Dōjima-san no shiji to ka kankei nai shi. Sore yori kimi ra koso nani shiten no? Kaigui? Ima kara tofu ya ni Rise-chan no yōsu mi ni ikun sio. Ah, so nan. Ma tu sei proprio coglione però, eh. Kodo iku tokoro dattan da ya. Devi stare zitto. Cioè, ok che adesso l'hanno incastrato anche a lui, però. Sono riuscito a incastrare Adachi senza destare sospetto. Però in questo modo, scusami. Rise sta badando al negozio. Esatto. Anime, 来るなら来てみろ。あ、あれ。Un uccello。誰だ。Sì, dai, come dire che quello è l'assassino? È semplicemente un paparazzo quello. Aiuto, scappo! あ、逃げた。待ちやがれ。逃げんな、てめえ。この。Me. Kara! Russe! Nano kiku baka ga! Tobi come so? Poke a kureba ni hikarete mo ii no ka? Io niente, suicidio, scemo. Nanda soria? Dame da yo. Higisha ga okega shitara, keisatsu no sekinin toarete ippai okorare. Ah! マジで飛び込んじゃうぞ。ほら、もう追うなよ。行けよ。おい、どうする。Prendilo per la maglia. Placcalo da davanti, placchiamolo da dietro. Yosuke decidi tu. Oh no. Placchiamolo da dietro. 回り込むってどっからだよ。めんどくせえ。体当たりでいいんじゃねえすか。Pensavo di che se appena scappava lo prendevi da dietro, era quello il senso. あ、火星人だ。Vedi, ha funzionato. 君らね、善良な一市民にこんな乱暴な真似して。セチッとペツリマルダ。セ。Eccolo sapevo。様ぶっ殺しといて。てめえはそれが。ああ。はあ、タンマ、ぶっ殺して何のこと？とぼけたって無駄だから。ちょっと待ってくださいよ。セイ、come dire che perché lui dai。部屋とかちょっと見てみたくて。ほら、荷物これ全部カメラだよ。はいはい。犯人ってのはみんな言うんだってそういうこと。Sì, certo. あとはこの僕が預かるからね。話は書で聞こうか。くぅ。このセリフ。Dai, Adachi, neanche in un momento così serio. やめてくださいよ。僕が何したって。Beh, anche solo anche non fossi il colpevole, fotografare la stanza di una ragazza non è una cosa carina. Non sai che non hai da. Baka. 状況わかってる？お前の容疑は殺人なの。いいから来い。話はその後。Tira fuori il manette, dai. Ecco qua, bravo. いやー、こうもうまく捕まるとはね。Certo. 大金星だよ。Certo, certo. お疲れ様。犯人逮捕にご協力感謝します。Al servizio della legge. はい。でも事件に関わるの、これっきりにしなよ。危ないし、堂島さんも心配してたしさ。c'è ragione.キリキリ歩け。これで終わったってことか。せえ、ごめんの。後のことは警察っすね。予想通り、犯人若干変態っぽかったね。Siete così stupidi。もしかして事件解決しちゃった？ Siete così fessi, mamma mia. Siete veramente della vostra età in questo momento. Se però si denota che facendo così hanno scritto veramente bene i personaggi, cioè.Ovvio, noi la pensiamo in questo modo perché immaginiamo, ma è palese che non sia lui e tantomeno loro si esaltano pensando di averlo catturato, quando è palese che non è così. Oh, porca miseria. Uia, irashai. Otofu kai? Domo. Ah, Rise ni yōji no hito kai. Aimiku ano. Certo. Dekaketa mitai da yo. Tsui sakki made imashita yo ne?たまにあるんだよ。Oh, yeah?
黙って出てっちゃってね。いろいろくたびれてるようだし。ま immagino, signora, c'ha ragione. 黙って出てった。そんな心配しすぎだって。本当に出かけたんでしょ。だってこいつ捕まえたわけだし。何の話ですか。 Certo, quell'uomo verrà incolpato di cose che non sono vere. じゃあ自分はこいつの取り調べがあるんで、これで。いやー、堂島さんを。黙っていなくなったって、もしかして。探した方が良くないか。まだ遠くへは行ってないだろう。わかった。Scritti bene, per carità, però dai.いない。そっちは？近所の人、誰もリセちゃん見てないって。Ragazzi。私らが探せてないだけかも。Dai、sapete benissimo cosa è appena successo。Non potete veramente pensare che quello fosse il colpevole。当たんなきゃいいけど。Non potevate davvero pensare che lui fosse il colpevole。ここでうなっててもしゃあねっすよ。やれることはやったんだ。今晩予報じゃ雨らしいし。Esatto。例のテレビ見てみるっきゃねっすよ。Devi assolutamente guardare il canale di mezzanotte questa sera. Eh già. Speriamo in bene, ma sappiamo benissimo che non andrà per nulla bene. Ok, Tina-sai. Ecco. C'è un pacco per te. Ecco. Il pesce enorme, ok. No, non era il pesce di Naba, ok. E inoltre ha tenuto uno sticker premio. Ok, siamo a 4 sticker premi. Ma io come li devo usare? Scusami. Alla cassetta delle lettere, certo, ecco come devo usarlo. Ci dice spediscili, ha senso. Stanotte piove, sei preoccupato per Lisa, dovresti guardare il canale di mezzanotte. Sta piovendo, esatto. Potrebbe apparire qualcosa in TV. Chissà chi. Ma guarda un po'. È un programma hot... È apparso qualcuno, sì. È un love hotel quello. Estremamente vivida. Maru-kyun, Lise-chi, Zun! Minasan, konbanwa! Kujikan Lise-desu! Dio mio! Kono haru kara ne, watashi shinkyu shite, iyoyo hana no joshikousei idol ni level up! Idol! Yatta! Konkai wa desu ne, sore o kinen shite...Cosa? No, aspetta, in che senso? Sì, decisamente. Poi sei minorenne, quindi... Sto sudando, aspetta, aspetta. Prima che mi bannano, aiuto. Dio mio. Grazie. Hai sentito anche tu, vero? No, mi te na, Lise-chi. Strip to ka te, maji ka? Yosuke. Statti calmo, sembra agitato. Dobbiamo salvarla subito. No, so da na.今度も多分もう一人の自分ってのが好き放題やってるだけだな。Exacto。つうかまた防げなかったんだよな。狙い分かってたのにさ。にしても昼間の刑事全然ダメだな。やっぱ俺らが頑張らねえと。とにかく明日な。Ma più che altro mi sembra strano che abbiamo in questa storia già immischiato la polizia e adesso scusami come faremo a fare le altre successive entrate senza destare nessun tipo di sospetto. Scusami. Senti degli studenti parlare. Hai visto Risa in TV ieri? Ragazzi, che noia, non ho nulla da fare. Farò un salto ad Okina, che ti devo dire? Tra il cinema, i negozi e il bar di quella città di sicuro passerò il tempo. È anche un bel posto per gli appuntamenti. Alla mia fidanzata piace molto. Proverò a vedere se vuole venire. Perché lo fai sempre? Non perdi occasione di sbandierarti che è una ragazza. Oh beh,
Spero che quella pazza del negozio di vestiti ti rifili qualcosa di stupido che tu beva il caffè troppo forte. Ehi, amico, non fare così. Non era mia intenzione. È bello andarci con chiunque, amici o fidanzate. Vuoi venire anche tu la prossima volta? E lo sapevo. Guarda, non ho detto nulla, ma sapevo che sarebbe apparso. Oh, Dio mio. Ciao, Teddy. Oi, come come? No, è entrata un'altra persona. Noi te nai, Lu. Minna Kuma no koto wasurete tanoshisou ni Kuma mitterareta. Oh no. Sonna koto aru wake nai jan. Gomen ne. Sabishikatta no? Moltissimo. Taikutsu de hikutsu shite ta Kuma. Douse Kuma wa jibun ga nan nano ka mo shiran dame na Kuma. Kotae mitsukaranai shi. Minna wa konai shi. Sochi no sekai no tanoshisou na koe made kikoeta kiga shite. Sabishii kara naite miyou to omotta kedo. Per forza non c'hai i condotti lacrimali. Carapo da sna. Carapo carapo urusai Kuma. Nanda to kono? Koko wa omae no genjitsu nan daro? Omae ga koko de hissori kurashitai tsu kara hannin sagashi yakusoku shitan jan ka. Esatto, sei un po' contraddittorio. Kuma kun mo kangae sugi de tsukare chattan da yo ne. Hitori da to iroiro kangae chatte sabishisa zoryou chou. Prova a uscire dalla TV anche tu. Morgana ce la faceva. Ma sei vuoto dentro. Chike chike. Itsuka gyakunan shitemo yoi. Ma dai. Oo, ii zo. Gyakunan no neta wa mo. Oh no. Sore yo ka. Tashikamete koto aru nda yo. Ima kocchi dou natteru? Kujikawa Rise tte onna no ko kite nai ka? Nanka wakannai. Dobbiamo trovare le prove. Kujikawa Rise? Mo? Wakannai no ka? Nanka omae no hana dandan nibutte kite nai? Beh, non è che mai stato utile. Kuma wa nani o yattemo dame. Ma no, ma dai, non in quel modo, che cattivo. No, dai. Vorrei dire di impegnarti di più, però dai, non è così. Kuma, minna to issho de ii no? Ma certo. Già sa, kono mae mitai ni nani ka kanji tsukamesou na mono sagashite kuru yo. Hakkiri to wakannai kedo dare ka haiteru yona. Ti prego, dimmi che non devo cercare nulla. Dimmi che è già disponibile. Vaffanculo. Per fare progressi sembra che vi serva delle informazioni su Rise. Prova a fare qualche domanda in città. E vai. Kuma, ironna koto ga wakaran Kuma. Chi sono? Dove sono? Troveremo una soluzione. Arigato Kuma. Sensei wa yasashii Kuma ne. Kuma, motto ganbaru Kuma yo. Bravo. Teddy è intenzionato a fare il suo meglio per trovare il ruolo nella vita. Percepisci l'accenno di un legame. Oh, e vai. Altro confidant. Che sarà il... la torre. No, la stella. Ma dai, quella faccia. Tu sei me, io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano stella. Ok, e detto questo, hai instaurato l'affinità locale sociale te di stella, bonus facendo le persone. Kuma, koko de matteru Kuma. Bravo. Ma come lo aumentiamo, Teddy? Comunque, dobbiamo andare alla ricerca di risposte.